avevamo 8 posti di terapia intensiva, adesso siamo arrivati a averne 50. Tanti, tanti, tanti. Per cui dobbiamo in qualche maniera far fronte a una marea di persone, che sono oltre 100 persone, perché 50 sono qui e altri 50 li abbiamo trasferiti. No, siccome loro sono curarizzanti, praticamente la muscolatura anche per la respirazione non ce l'hanno più, vengono aiutati da questa macchina, la macchina respira per loro, poi pian pianino vengono svezzati, loro cominciano a respirare da soli, si migliorano, se gli scambi migliorano e faranno sempre a meno della macchina, però in questo momento stanno respirando con la macchina, quindi loro sono come se fossero completamente inermi. Sia per la muscolatura, per tutto, e quindi noi dobbiamo essere, cioè cercare di capire quello di cui hanno bisogno, la posizione, le gambe, i talloni, il sedere, il decubito sul sacro. Sono passata infermiera da rianimazione, ho dovuto imparare tutto da capo. La difficoltà è nel conoscere tutte le nuove strumentazioni, dai tubi per intubare alle pompe. È un lavoro completamente diverso. È un lavoro completamente diverso perché io passavo i bisturi, i ferri necessari per l'intervento, e quindi qui è totalmente diverso. We started with the 25 ICU beds. One month ago there were 25 ICU beds, and we're gonna end up with almost 100. You know, also, we have, you know, this patient clearly has a problem on his head. He got subarachnoid hemorrhage, but he's COVID positive because there is also this interaction. Many patients that have some other diseases, heart attack, they are COVID positive. Maybe the two diseases are even not related, but if they are COVID positive, you have to think about it and put them in this ICU, because if you... He's not completely awake, but I'm sure he's going to wake up completely in the first few days. But it's very important to recognize that this could be COVID patient. Because if you put him on a neurosurgical ICU, that's risky. It can infect all the patients in the ICU. Because the solution of the COVID is to have isolation of all the patients inside in the same place. The doctor say, okay, it's a pneumonia, maybe it's COVID. No, it's a heart attack, not COVID. Instead, we have to think about always, maybe it's a COVID patient, and this is the case. But it's getting better. I'm not worried. This is not the most dangerous place. The most dangerous place is outside.